signori, con la poderosa in questo caso devi scendere, anche perché siamo a 50 km da Santiago de Compostela e a rischiare di cadere su ste rocce con tutto sto carico oppure finire nella fanghiglia e sprofondare, lavarti subito e quindi partire a fare il bagno bagnato, non mi sembra una buona cosa. Quindi, per non rischiare, perché poi si va in salita, me la spingo sulla roccia, sperando di non cascare. Se cado, ci facciamo due risate. Ecco che adesso siamo qua in una discesa verso Arusa e nel cammino incontriamo un'altra filosofia, un altro hombre con la sua filosofia de viaje. Sta corretto? Sì. E nada, esto è mucho, mucho pensamiento, no? Está muy, muy difícil o Boh, facile? adesso un pochito difficile la scosta, Sì? sino va bla. Ma esto è mejor así o con lo zaino? Tiene problema en las cervicales, non Ah, bueno. puede partir sacado. Entonces, tiene l'alternativa. Sì. Bueno. Ah. Bravo, complimenti. Gracias. Hasta luego e buon cammino. Buen camino. Buen Ecco, camino. buon cammino. Vedete, ognuno ha la propria filosofia di viaggio. È così. È così. Due a piedi, uno col carrello e io con la poderosa pellegrina. Chiaro, no? E poi tornano di nuovo i pellegrini. Ecco, adesso qua vediamo il solito punto di riferimento, ma con un cartello nuovo. Questa è la prima volta che incontro un cartello così. Eppure questo. Questo sempre. Bene, si procede in discesa per un po', meno male. Meno male. Signore, il numero uno. Il numero uno. Number one. Ora andiamo a intervistarlo. Hola. Eccolo qua. Hola, amigo. Hola, come stas? Puede? Hola, puede? Puede? Come, da donde? Da donde lleve? Non intende. No. Japan. Japan. Dal Japan. Aqui. From Japan here? Dal Japan. Some port. Son port. Haka. You working from Japan? Haka. Some port. In Francia, sorry. In San Paolo. Ah, da Jean Pied de Port. Da San Jean Pied de Port. Ah, ok. Grande, numero uno. Samurai. Gigi, chiedo una foto. Seguro. Fermi una foto, per favore. Spettacolare. Anch'io, anch'io, riprendetemi, anch'io, anch'io. Boh. Eccolo qua il mitico samurai, ho trovato anche il samurai, ho trovato. Ho trovato il samurai pure. No, 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 ora, ora. No. Hai schiacciato il rosso. Ricorsi. What's your name? Chiba. Io Omar, ho trovato pure il samurai anche nel percorso di Santiago de Compostela. Ciao amico! Ah, otra la conosco, otra già io lo devo. Oh, sono in Galizia, finalmente a 20 km da Santiago e questo è il panorama, bellissimo comunque. Cioè, non potete capire cosa sono le discese dopo tutte queste salite. Belle, tranquille. Ah. Qua vediamo. Cos'è che vediamo? Un cartello. Qua un altro. Ah. Ecco, queste sono le strade rustiche. La
freccia, la classica freccia. Adesso qua mi ammazzo, così facciamo un Real TV vero e basta. Stiamo passando dai paeselli, sarà tutto in movimento, però aiuto, appena inizia la salita mollo. Bello, tranquilli, in mezzo al nulla, qualche caso ogni tanto, seconda quarta va bene. Buona pedalata, adesso vediamo un ciclista. Ciao! Ciao! Due pellegrini che vanno in bicicletta e due a piedi. Ora li incrociamo. Eccoli qua. Tre, non due. Se considerate che sono 800 km che mi faccio così. Mi sono ammazzato. Sono tutto egoista, tanto, eh? Ammazzato, capito? Per 800 km. Poi inizia la salita. Però la bici, vedete? Come potete vedere, in salita va. Ci sono volte dove la bicicletta va in salita. E questo è uno dei casi, non sono io che vado. È la bici. Perché? Perché chiede la ripresa. Incredibile. Sì, beh, il fiatone ce l'ho, Fa paura. Bello. Come potete vedere, e non è facile, però è bello, merita, merita veramente. Bene, comincia a diventare difficile adesso, quindi chiudo.